lì, essendo presente, l'imbarazzo è che essendo presente a determinate manifestazioni e poi sentendo i commenti, giornali, radio e TV, eccetera, veramente ti fanno capire quanto ci viene somministrato di notizie che non hanno nessun valore. Allora il fatto che abbiano dichiarato, a cominciare dal Presidente Conti e poi tutto naturalmente, che Salvini avrebbe fatto un passo avanti spropositato, cioè sbagliato, perché ha radunato intorno a sé, presentando, come dice Conti, le anticipazioni del prossimo DEF e del prossimo REF, non è vero niente. Ha chiamato le 43 associazioni presenti a chiedere tutto ciò che noi desideravamo, i nostri desiderati, come si dice, in fatto di opportunità, di crescita, eccetera, cosa ne pensano i sindacati, cosa ne pensa l'associazione dei commercianti, cosa ne pensa l'associazione industriale, eccetera, eccetera, facendoci parlare esattamente dalle 10 di mattina alle 17 di sera, senza mangiare, senza bere, senza uscire, senza caffè, con una tortura pazzesca, ma mai mi si è permesso di presentare il DEF. L'unica cosa che ha citato è che ci riconvocherà il 6-7 agosto, perché occorre accelerare, perché c'è in prossimità, prossimo all'orizzonte, la redazione di questa legge finanziaria, questo DEF, eccetera, eccetera, che verrà presentato per forza a ottobre, per cui dobbiamo guadagnare. Ecco, sentire che invece alla TV abbiamo dato la notizia così ti fa capire, ti mette un po' a disagio, perché dici, pensa un po' a tutte le cose che tu senti o leggi sui giornali, sono troppo, diciamo, in parte.